una richiesta, mi pare, da parte del consigliere Franzinelli. Sì, grazie Presidente. Beh, grazie Zacchero perché mi introduci quanto sto per dire ora. Forse questo servirà per aiutare il sindaco a smagrirsi, no? E per poter entrare magari, se avrà un futuro, nei panni veramente di sindaco. Perché stamattina siamo partiti con la presentazione di una mozione di sfiducia verso l'assessore Duglio, perché questo è quanto era scaturito, erano le conclusioni scaturite da quanto è stato discusso in commissione e dalle responsabilità che in quel caso lì, in quell'occasione lì, il sindaco aveva ribaltato verso altri, verso l'assessore Duglio e verso i revisori dei conti. Stamattina assistiamo al teatrino delle dichiarazioni del sindaco, teatrino tra virgolette ovviamente, dichiarazioni che sono state di una superficialità, di una leggerezza e soprattutto per l'ennesima volta di un'arroganza tale, dimostrata dal fatto che le scuse sono state rivolte unicamente ai consiglieri di maggioranza. Unicamente ai consiglieri di maggioranza, un'arroganza tale per cui durante la giornata abbiamo, come dire, centrato la mira un po' meglio. Lei con quanto è avvenuto ha colpito nel cuore questa città, nella figura del Consiglio Comunale che la città bene o male rappresenta. Lo sappiamo, sindaco, dalle smorfie che fa adesso, che sempre fa quando viene ricordato questo Consiglio Comunale e il significato di questo Consiglio Comunale, che lei, come ricordato già prima, lo ritiene un'appendice fastidiosa, di cui farebbe volentieri a meno. Ma questa appendice fastidiosa purtroppo esiste e con questa appendice fastidiosa lei deve avere a che fare. E allora, siccome non ha avuto il coraggio di affrontarla, la realtà con questo Consiglio Comunale, non l'ha avuta nell'occasione del Consiglio Comunale del 30, in cui non ci ha comunicato nulla, si assume la paternità, non dell'errore, perché non si tratta di un errore, si tratta di un fatto grave che è avvenuto, si assume la paternità di questo. Poi lo fa come sempre a corrente alternata, no? In commissione non l'ha fatto, qua l'ha fatto. Ma non chiede scusa a tutti, ma solamente a chi le interessa. Noi crediamo che lei è un sindaco senza coraggio. Forse se il consigliere Brivitello, anche capogruppo, entrasse nel ruolo di capogruppo e rispettasse anche lui il consiglio comunale, farebbe bene, visto le osservazioni che spesso fa lui. Lei è un sindaco, con quanto è successo, che ha dimostrato di non avere coraggio. È un sindaco che non ha coraggio delle sue azioni, come lei non ha avuto, perché non ha saputo affrontare il Consiglio Comunale relativamente a un atto che le era arrivato, non ha avuto il coraggio di comunicarlo. Un sindaco senza coraggio è un sindaco dannoso per questa città, soprattutto in una situazione attuale. Qualcheduno, mi sembra il consigliere Spano, stamattina aveva chiesto in che modo si concludesse poi un consiglio comunale di questo tipo. Ebbene, abbiamo trovato il modo di concluderlo. È partito stamattina con una proposta il consigliere Zacchero e abbiamo elaborato che il documento giusto con cui si debba concludere questo consiglio comunale sia una mozione di sfiducia a lei. Una mozione di sfiducia che è stata ovviamente sottoscritta da 13 consiglieri comunali, perché questo stabilisce lo statuto e credo anche la legge, quindi 2/5 del Consiglio Comunale, una mozione di sfiducia che le consegniamo e che ovviamente sovrasta la mozione che stamattina è stata consegnata verso l'assessore Duglio. Quindi la invitiamo, Presidente, nel consegnarle la mozione, che inizi ovviamente le procedure per arrivare a una votazione verso la sfiducia al sindaco, contenuta e richiesta da questa mozione. Grazie. Grazie a lei, che non potrà essere discussa in questo Consiglio, come lei sa,
e che dovrà essere discussa in un apposito consiglio. Io avrei questa proposta, sentite naturalmente le dichiarazioni dei consiglieri comunali, chiedo naturalmente se ci sono da parte del sindaco o dell'assessore Duglio delle repliche da proporre alle osservazioni poste, dopodiché terminate eventuali comunicazioni vostre, io chiuderei il consiglio comunale con l'impegno di vederci immediatamente dopo come capigruppo. Non oggi, ma nell'immediato, per avviare le procedure. Allora, l'assessore Duglio per le comunicazioni. Sì, sono alcuni chiarimenti e risposte dovute alle sollecitazioni che mi sono state fatte. Per quanto riguarda il consigliere Andretta, il richiamo della Corte dei Conti alla spesa, questo è ovviamente un richiamo che ovviamente sta a cuore anche all'amministrazione. Il credito di Acqua Novara BCO che impatto ha sul 2015, ma nessun impatto per il semplice motivo che questo è un residuo attivo e nel bilancio di previsione i residui non ci sono, per cui non ha nessun impatto, né ha impatto attraverso l'avanzo di amministrazione, perché l'avanzo di amministrazione non è stato assolutamente applicato. Per questo che non ha impatto sul bilancio di previsione 2015. Le alienazioni difficili, l'ho già detto io oggi, ma la prassi di legge, ovviamente richiamata dalla Corte dei Conti, ma è la legge stessa che ce lo dice, non si può partire con un'opera se prima non c'è il finanziamento. Se il finanziamento è dato dalle alienazioni o l'alienazione è realizzata o altrimenti rimane in bilancio ma non produce un effetto. Il debito fuori bilancio SUN viene pagato nel 2015? No, è stato pagato nel 2013. Il problema è la modalità con cui è stato effettuato la scelta dell'impegno al pagamento, che ad avviso della Corte e doveva seguire l'iter del debito fuori bilancio. Nel colloquio che abbiamo avuto, il Presidente della Corte dei Conti ci ha chiaramente detto per quanto riguarda questo punto, la loro attività è terminata con il passaggio alla Procura della Corte dei Conti che valuti se nel caso vi sia stato danno erariale in funzione della utilità o non utilità della spesa che è stata effettuata. Ricordo anche, tra l'altro, che su questo punto, in ogni caso, nel conto consuntivo del 2014 che verrà presentato all'attenzione del Consiglio, comunque è stato effettuato un vincolo dell'avanzo di amministrazione di importo pari al credito nei confronti di Acqua Novara BCO, come ci ha chiesto anche la Corte dei Conti in alternativa all'eventuale storno del credito. Quindi da questo punto di vista, di fatto, fermo restando ovviamente che attiveremo tutte quante le procedure per poter incassare questo credito, comunque abbiamo già adempiuto a quello che era l'indicazione della Corte dei Conti. Per cui non è stato risposto nulla oggi, ma questo è il Consiglio Comunale che è stato richiesto nei termini di legge dalla minoranza. L'amministrazione, la Giunta, ha già affrontato, come detto stamattina, alcune azioni, però ovviamente dobbiamo condividere con in sede di amministrazione, sede di Giunta, una serie di indicazioni, per esempio su quanto riguarda il punto primo, cioè il miglioramento dell'avanzo di anticipazione di cassa attraverso una diminuzione del flusso passivo e un aumento del flusso attivo, traducendoli in una serie, sono circa una ventina di attività che si vorrebbero porre in atto. Dobbiamo però fare un passaggio in giunta per valutare se la condivisione di tutte quante queste azioni, poi da questo scaturirà la misura che riteniamo di affrontare, che verrà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, proprio per arrivare a un provvedimento che sia meditato e corretto. Per quanto riguarda la consigliera Moscatelli sulle scelte concrete, ho detto appena adesso, l'incapacità di recupero delle entrate tributarie, il consigliere Rossetti aveva richiamato quell'attività del nucleo di pulizia tributaria, questo è un punto sicuramente molto delicato sul quale io tengo particolarmente, perché ritornando all'esempio di stamattina del secchio col rubinetto, l'acqua non scende nel secchio sia se il rubinetto è chiuso
sì, essendo aperto, ma non arriva l'acqua della tubazione centrale. Quindi, uscendo fuori di metafora, se io non riesco ad accertare le entrate tributarie, non potrò poi nemanco incassarle, perché il primo presupposto per incassarle è prima di accertarle e dopodiché di riuscire poi a fare. Quindi le due fasi, quella iniziale dell'accertamento e quella successiva della riscossione, sono strettamente legate per arrivare all'obiettivo finale. E quindi anche su questo sicuramente daremo delle indicazioni su quelle che sono delle misure ulteriori rispetto a quelle che già ci sono per incrementare questo flusso attivo. Mancati trasferimenti dello Stato è stato sempre così, sì, peccato che dal 2011 in poi a questo ritardo cronico si sia poi anche succeduto un taglio pesantissimo dei trasferimenti, quindi ne abbiamo avuti di meno e quelli, beh, ma comunque l'indice dal 2011 in poi c'è stato un incremento, poi lo vedremo con le cifre, notevole. Per cui se ne incassiamo di meno e quelli che incassiamo arrivano in ritardo, al 2014 noi abbiamo residui attivi nei confronti dello Stato, della Regione, della Provincia, della DAL, dei Comuni, eccetera, per 7.371.000 euro. Se voi pensate che abbiamo anche raggiunto un miglioramento, perché la giacenza media del 2014 è scesa a 8.662.000 euro, voi capite che quanto peso può avere questo fatto sul fatto di avere un'anticipazione di cassa. È chiaro, ma mi sembrava di averlo già detto stamattina, che il recupero del credito nei confronti di Cinevè non è l'elemento risolutivo, però è comunque un elemento positivo che concorre a migliorare l'anticipazione di cassa. Poi, dunque, sistematicamente salita. Ecco, il costo dell'anticipazione, attualmente il costo dell'anticipazione è zero per il semplice motivo che nel contratto con il tesoriere il costo dell'anticipazione, cioè l'interesse passivo che noi dobbiamo pagare, è pari all'Euribor meno uno spread dello 0,31. L'Euribor, fortunatamente o non fortunatamente, perché è simbolo anche questo della crisi economica, è sceso a un livello tale di 0,11, per cui in questo momento dovrebbe essere Unicredit a darci dei soldi e non noi che dobbiamo pagare degli interessi. Se fossi un'impresa privata aumenterei il debito. No, ma sono corretti, ma è per dire che oggi la situazione però è questa. Quindi astrattamente dovremmo aumentare l'indebitamento perché tanto non ci costa nulla. Poi in realtà chiaramente è una situazione che, non so, Unicredit fino a quando... comunque. Ecco, il problema è che sicuramente un conto è il costo del debito e il conto è il debito in se stesso, perché quello comunque rimane, quindi su questo sono perfettamente d'accordo. Dunque, anticipazioni, ecco, il fatto che l'aumento di anticipazione di cassa stanziato a previsione sia passato da 80 milioni a 100 milioni nel 2015 è legato, mi diceva il dottor Daglia, al diverso sistema di contabilizzazione che dovremo seguire nel 2015 rispetto al 2014. 100 milioni non è il debito che noi dobbiamo fare, ma nel momento, cioè, non devo spiegarglielo io. Esatto. Poi il programma di 163.000, con debito fuori bilancio di 163.000, l'ho detto, incapacità di riscuotere, i residui attivi vecchi sono su alcuni stanziamenti per lavori che o sono già finiti ed è rimasto lo stanziamento a residuo passivo o non si sa se verranno eseguiti. Su questi sicuramente nelle manovre, ma anche nel rendiconto, siano stati fatti dei riaccertamenti, anche così come sono stati fatti dei riaccertamenti sul residui attivi. E quindi poi l'indebitamento preoccupante per lo Sporting segnalato dalla Corte dei Conti, l'ho già detto stamattina, capisco la preoccupazione dell'aumento di indebitamento, però i conteggi che sono stati fatti nel determinare la parte di pagamento del lodo dovuta a indebitamento è stata conteggiata tenendo conto delle reali possibilità dell'amministrazione e prudentemente. No, è sempre opportuno ribadirlo che non siamo sostanzialmente degli incoscienti. Io sono contento della fiducia, però la fiducia è una cosa seria e bisogna dare a qualcuno che poi dia la dimostrazione. Al di là dell'episodio che sicuramente
ha creato disturbo anche in me, ma per quanto mi riguarda è un episodio. Prego. È un boicottaggio nelle mie dichiarazioni. Serve. Ah, pensavo fosse quando ho cominciato io a parlare. Va bene. Beh, comunque. Non era della diretta, ma della. No, giusto. No. Ecco, ultima cosa, probabilmente qui c'è stato un qui pro quo con, mi dispiace, quel consigliere Coggiola che non c'è. Ecco. No, quando io avevo detto la non opportunità di trasmettere la corrispondenza tra Corte e Ragioneria, ovviamente non facevo riferimento alla pronuncia, mancherebbe altro, però siccome nella prassi normale ci sono scambi di informazioni, di documenti, di richieste che vengono dalla Corte dei Conti a cui noi rispondiamo, onestamente, come d'altra parte tutta la corrispondenza dei vari uffici del Comune con le persone con cui entrano in interlocuzione, mi sembra un po' non particolarmente producente che ci sia la comunicazione di ogni volta a tutti i consiglieri anche di questa documentazione. Altro è quando la Corte dei Conti, avendo esaurito e avendo acquisito tutti i dati che gli servono, arriva una pronuncia che può essere o di semplice rilevazione delle criticità o di rilevazione delle criticità e di indicazione delle misure che devono essere comunicate. È ovvio che questo documento, che è quello finale che conclude l'iter di verifica della Corte dei Conti, va trasmesso, però tutte le carte, tutte le lettere, che mi sembra che siano superflue. Ecco, era soltanto. Ma sì, però siccome mi sembrava che. È ovvio, no, ma siccome sembrava che avessi detto non mandiamo nessuna comunicazione, compresa questa, ecco, che sia chiaro che in realtà non è assolutamente così. Si sta al ministro della BEC che insegnano a riconoscere almeno il titolo dei. Questo sì, perché se il documento è particolarmente importante corriamo poi dei rischi. Basta, io con questo ho chiuso. Va bene, allora. Terminate le comunicazioni da parte dell'assessore Duglio, che hanno riassunto naturalmente i quesiti posti durante il dibattito, poiché questo è un Consiglio Comunale che non si chiude con un voto, io chiudo i lavori del Consiglio Comunale ringraziando tutti i consiglieri per la fattiva partecipazione e vedremo di recuperare eventualmente la registrazione video in modo da poterla poi mettere sul sito. Ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima seduta. Grazie.